Nessun abuso d'ufficio sulle tre nomine nel 2016 al nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, assolti gli ex amministratori regionali Frattura, Veneziale e Nagni. Legalità e difesa dei diritti, lo Stato deve impegnarsi a dare al Paese segnali di sicurezza, don Maurizio Patrici elogi al convitto Mario Pagano. Per risanare i debiti pregressi, la Regione Molise ha stabilito a partire da gennaio del prossimo anno l'aumento dell'IRPEF che porterà nelle casse circa 17 milioni. Per arginare il pericolo della peste suina servono misure drastiche di abbattimento dei cinghiali. In regione a fronte di 10.000 uccisioni se ne eseguono solo la metà. Un saluto dalla redazione giornalistica di TLT. Nel Palazzo di Giustizia a Campobasso i giudici della Corte d'Appello hanno accolto le tesi difensive per l'ex presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura e gli ex assessori Carlo Veneziale e Pierpaolo Nagni. Una sentenza che rovescia la precedente condanna ai tre amministratori regionali e li assolve dall'accusa di abuso d'ufficio sulle nomine nel 2016 al nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. Il procedimento giudiziario nel Tribunale di Val Elena del Capoluogo resta aperto a carico di un altro ex amministratore del centro-sinistra, Vittorino Facciolla, che ha preferito il rito ordinario. Il bilancio negativo nelle casse regionali ha indotto la giunta del presidente Francesco Roberti ad approvare il decreto che stabilisce l'aumento dell'IRPEF a partire da gennaio. Un provvedimento che consentirà al Molise di saldare i debiti. In Molise, a partire da gennaio 2024, aumenterà l'imposta sul reddito per coloro che superano i 28.000 euro. Questo è quanto stabilito dal governo regionale di Francesco Roberti con l'approvazione della delibera di giunta. La decisione si è resa necessaria per risanare la situazione delle casse molisane e per consentire l'approvazione del bilancio relativo al 2023, che, giunti ormai al mese di ottobre, attende ancora di essere approvato. Il provvedimento consentirà alla Regione Molise di fare entrare in cassa 17 milioni di euro che, uniti ai 40 milioni che stanzierà il governo centrale a sostegno del Molise, permetterà all'amministrazione regionale di pagare i debiti e risollevarsi dal deficit economico attuale. È stata scelta la strada più facile, colpendo i lavoratori e i liberi professionisti ai quali sarà applicata l'imposta massima del 3,33%, commenta il presidente dell'Associazione Cultura e Solidarietà, Aldo Di Giacomo. Ma dalla giunta Roberti nessuno spiega perché il deficit della regione ha subito un ulteriore aumento di circa 121 milioni di euro. In rapporto alla popolazione residente, diventiamo la regione più indebitata d'Italia e sono sempre i lavoratori a pagarne le conseguenze. Se non fosse per l'intervento del governo che mette a disposizione del Molise 40 milioni di euro, prima tranche di 200 milioni nel quinquennio, saremmo alla bancarotta. Restiamo in argomento. La proposta di legge presentata in giunta regionale relativa all'aumento dell'IRPEF, che prevede la modifica della legge del marzo dello scorso anno, ora attende di essere esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente per poi dall'Assemblea di via 4 novembre per l'approvazione definitiva. Cambiamo argomento. In arrivo dalla Regione Molise rimborsi complessivi pari a 300.000 euro in favore di pazienti trapiantati o affetti da patologie gravi non trattabili negli ospedali delle due province. La Direzione Generale della Salute, l'ASREM, hanno trovato la soluzione con la quale si danno risposte a persone che da quasi un anno attendevano i contributi. Ospite oggi del convitto Mario Pagano a Campobasso è stato don Maurizio Patriciello, parroco del quartiere Parco Verde di Caivano. Ha parlato di legalità e infiltrazioni malavitose. Ascoltiamolo.
viene da Caivano, uno dei comuni italiani tra i più tristemente famosi per le vicende mafiose e per tanti avvenimenti che vedono protagonista quasi assoluta la malavita organizzata, un paese campano la cui amministrazione comunale è stata sciolta da pochissimo tempo proprio per la collusione e la vicinanza con la camorra. Parliamo di Don Maurizio Patriciello, parroco del quartiere Parco Verde, che da anni si impegna per sottrarre i giovani dalle lusinghe dei vari gruppi malavitosi, oggi ospite a Campobasso del convitto nazionale Mario Pagano. Io vengo da Caivano, proprio voi avrete letto sui giornali, visto in televisione quello che è successo a Caivano, e anche proprio ieri sera sono arrivati i tre commissari straordinari perché il nostro comune ancora una volta è stato sciolto per infiltrazione camorristica. E questa è una cosa molto triste, insomma, che la camorra riesca ad entrare nel santuario della legalità, della civiltà che è un'amministrazione comunale, questa è una cosa molto grave. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo insistere. Il problema non sono i libri, qualcuno mi ha proposto di portare tanti libri, io ho detto sì, è una cosa molto bella, il problema non sono i libri, il problema è chi è che legge i libri, e se leggono ancora i libri, mi sembra di aver letto da qualche parte che sono pochi gli italiani che alla fine dell'anno hanno letto almeno 2 o 3 libri durante l'anno che è passato, e questa è una cosa molto grave, questa è una cosa molto grave. E forse in questo magari c'è stato anche questo intervento del mondo online, no? Dove tutto arriva così in tempo reale, ma soprattutto porta questo modo di vivere oggi, porta alla incapacità di fermarsi, di studiare, di riflettere. E questo poi sul mondo dei giovani magari ha una ripercussione sul mondo dei giovani, sì, è vero. Diceva Don Mazzolari, là dove gli altri piantano tende di odio, i cristiani debbono piantare tende di amore. È l'unico modo per contrastare l'odio e l'amore. E parlare di odio sì, anche cercare di capire, però il vero contrasto è poi è l'amore. Se tanta gente vive nell'illegalità, l'unico modo per contrastare l'illegalità è vivere la legalità. E legalità vuol dire solamente normalità. Cioè noi dobbiamo dare alle persone la possibilità di vivere serenamente, rispettando le leggi e però anche godendo dei loro diritti. Io qualche volta ho detto, ma come si fa a pretendere i diritti dalle persone, i doveri dalle persone, quando non vengono dati i loro diritti? E allora, se la gente ha diritto a respirare aria pura, ha diritto alla salute, questo è un loro diritto, e se l'ambiente malsano rovina la salute delle persone, questo ormai lo sappiamo tutti, Papa Francesco ha sentito il bisogno di ribadirlo in questa ulteriore esortazione apostolica che è uscita qualche giorno fa, dobbiamo fare qualche cosa per vivere normalmente, eccolo qua, tutto qua. Inaccettabile l'ipotesi di diminuzione del prezzo del latte alla stalla per la Coldiretti. In caso contrario si avvierebbero alla chiusura in Molise decine di aziende zootecniche. I costi dell'energia stanno riprendendo la corsa, ma si continua a minacciare tagli del prezzo agli allevatori per l'acquisto del latte in regione. Il prezzo di quello vaccino alla stalla a gennaio era sopra i 60 centesimi di euro al litro, mentre quello venduto al consumatore supera pure i 2 euro al litro. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile deve essere ristrutturato e migliorato, e quanto assicurano gli amministratori a Palazzo Vitale, importante avere una struttura efficiente a servizio della popolazione. La protezione civile è un sistema che opera per sviluppare attività di prevenzione e studio dei diversi rischi che incombono sul territorio e in emergenza si attiva per fornire le migliori risposte operative. L'amministrazione regionale di centrodestra assicura un intervento deciso per rivedere la struttura a supporto della cittadinanza in caso di calamità naturali come frane, allagamenti e terremoti. Stiamo cercando di monitorare quello che è lo stato dell'arte per poter iniziare a programmare per i prossimi anni. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, c'è anche da ricostruire, perché negli anni addietro aveva avuto un ruolo fondamentale la protezione civile. Ora un po' caduta nel dimenticatoio. Con la pandemia ha svolto un ruolo importante perché nei vari comuni è stata di supporto per tutta una serie di iniziative. Oggi come oggi vorremmo ridare un ruolo centrale
a questa struttura per poter essere sempre vicino ai cittadini, sempre vicino alle istituzioni nel momento di emergenza. Il contesto territoriale dell'Italia è soggetto ad una forte varietà di rischi che rende necessario un sistema articolato che assicuri, anche nel caso del Molise, la presenza di risorse umane, mezzi e capacità in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma pure di prevedere eventuali disastri naturali. Ha fatto tappa ad Isernia la Lamborghini in dotazione alla Polizia di Stato, un bolide da 610 cavalli entrato in funzione nel 2017 in grado di raggiungere i 325 km l'ora. L'abitacolo della Huracan è provvisto delle più avanzate dotazioni tecnologiche che consentono di documentare le attività di controllo su strada. Proprio per le sue particolari prestazioni, la Lamborghini adibita soprattutto a operazioni di soccorso, assistenza sanitaria e comprende inoltre un defibrillatore. La figura del capitano dei carabinieri Massimo Tosti, il suo coraggio, dell'ufficiale nativo di Campobasso, consentirono di salvare dalla deportazione nei lager nazisti circa 4.000 ebrei durante il secondo conflitto mondiale. Domani mattina la rotatoria di via Colle delle Api sarà intitolata proprio al capitano Tosti. Per arginare la peste suina serve una radicale azione di cattura e abbattimento di non meno di 10.000 cinghiali l'anno. Ad oggi però in Molise la caccia non arriva neanche a 5.000 uccisioni nel corso dei 12 mesi. Fonti ufficiali stimano che in Molise i cinghiali sono arrivati ad un numero di circa 40.000 unità e per ridurre il rischio di peste suina e le distruzioni che causano nelle campagne alle produzioni ortofrutticole bisognerebbe abbatterne 10.000 l'anno. Le battute di caccia in molti casi possono rappresentare una necessità. Non da meno sono i danni che provocano al loro passaggio gli ungulati sulle strade provinciali o statali che siano, con danni rilevanti agli automobilisti e ai loro mezzi, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Alle porte di Isernia, all'apertura della caccia ai cinghiali, una squadra del posto ha abbattuto 18 esemplari in una sola giornata. La caccia a questi animali può essere esercitata in Molise però solo il mercoledì, il sabato e la domenica. Dopo l'abbattimento seguono i passaggi indispensabili che portano la carcassa del cinghiale a rigorosi controlli veterinari per l'esame di pericolosi parassiti intestinali in grado di infettare coloro i quali ne consumano la carne poco cotta. Stato di agitazione tra i pescatori delle marinerie sull'Adriatico, la protesta a causa delle stringenti imposizioni nel testo del regolamento controlli approvato dall'Unione Europea sul comparto ittico. Misure che impongono tra l'altro l'obbligo delle telecamere a bordo dei pescherecci. Lo stato di agitazione è iniziato pure a Termoli. Nei paesi dell'Alto Molise si rinnovano le tradizioni locali legate alla storia, folklore e cucina, ma non mancano le difficoltà per le ridotte possibilità di promozione turistica all'ente provincia. Nella seconda provincia molisana manca una regia sovracomunale in grado di raccogliere l'intraprendenza di associazioni e la passione di molte persone che ogni anno si adoperano per rinnovare le tradizioni, la storia e il folklore locale. Ma il potenziale umano c'è per migliorare in provincia di Isernia le iniziative legate al turismo. Io credo che intanto il potenziale che c'è nel nostro territorio provinciale è grande e ce lo siamo sempre detti, ci sono tanti beni materiali, le bellezze del nostro territorio che siano quelle paesaggistiche o quelle archeologiche, storiche e poi ci sono anche tanti beni immateriali che sono quelle tradizioni dei nostri paesi, le tradizioni anche enogastronomiche ma legate a tanti avvenimenti che durante l'anno si susseguono. Tutto questo mix è una base di partenza significativa su cui si può lavorare molto bene, su cui devo dire si sta lavorando sempre di più, perché una cosa che io ho notato molto sicuramente in questi anni di mandato alla provincia, probabilmente anche grazie alla pandemia che ha cambiato molto la mentalità, è una certa intraprendenza che c'è da parte degli operatori economici del nostro territorio, da parte di tanti giovani che mentre si sta ogni tanto perdendo tempo a chiedersi se il Molise esiste o meno, stanno invece
investendo e stanno puntando su questo territorio. Allora io credo che il potenziale ci sia, l'intraprendenza anche, bisogna sempre più elevare a sistema queste iniziative. Su questo quello che probabilmente manca nel nostro territorio provinciale è appunto una regia sovracomunale, perché nel momento in cui è stata in qualche modo depotenziata la provincia, non la provincia di Serna solo, ma la provincia come ente, con la legge del Rio, si è tolta questa capacità di un ente sovracomunale di in qualche modo programmare un territorio di area più vasta. La regione, qualunque regione, non può seguire dinamiche così particolari. Credo davvero che in una fase di rilancio delle province sia importante puntare su anche le funzioni turistico-culturali che oggi sono sottratte alla provincia, o direttamente con una riforma che passi per lo Stato o attraverso un intervento di delega da parte della regione. È fondamentale in particolare in provincia di Serna, perché in provincia di Campobasso c'è l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli che supplisce in maniera più che egregia a queste carenze del legislatore. Nella nostra provincia siamo un po' orfani del ruolo che appunto l'ente provincia aveva fino al 2014, però ripeto, c'è un punto di partenza importante su cui scommettere. Domani pomeriggio a Gamba Tesa sarà inaugurata la mostra sulle diverse varietà di mele antiche provenienti dal Molise, raccolte sotto la cura dell'associazione Arca Sannita. L'esposizione ci sarà nei locali del frantoio della famiglia Carozza. Da lunedì 23 la gestione risorse idriche molisane fornirà assistenza agli utenti sia nella sede di via Tiberio a Campobasso che nel nuovo sportello in piazza Roma a Boiano, ogni lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30. La società Grim intende inoltre rassicurare i cittadini boianesi che il mancato pagamento della fattura relativa al periodo giugno-dicembre 2022 non comporterà alcun aggravio di spesa. La FIDAP ha cambiato i vertici nella sezione di Termoli. Tra le prossime iniziative che saranno messe in campo, quelle che riguardano il contrasto alla violenza di genere, bullismo e tematiche legate all'ambiente. Vediamo le interviste. Siamo oggi per l'atto finale del biennio della presidentessa della FIDAPA, Smeralda Pettine. Si conclude l'avventura da presidente. Questi due anni di presidenza come sono stati? Che cosa ti hanno portato? È stato per me un biennio positivo. Ho cercato sempre di collaborare con altre associazioni, con le scuole, portare tutti i messaggi che appunto che è inerenti a quello che porta la FIDAPA sulle donne, sulla parità, ma anche abbiamo trattato argomenti sulla natura con la piantumazione di alberi insieme al Lions Club, con l'AMI. E tante iniziative, perché la mia idea è stata sempre quella della collaborazione. Lavorare da soli sì, è sempre bene, però aprire le porte, aprire l'idea, il messaggio arriva poi maggiormente se si collabora con la partecipazione di tutti, e io credo nel mio piccolo di esserci riuscita. Oggi ci sarà proprio la fase finale, il passaggio con la nuova presidente, che in realtà è stata già presidente, e ritornerà appunto Fernanda Pugliese, e sono ben felice. Fernanda Pugliese, allora, come si approccia la signora Pugliese a questa, diciamo, nuova presidenza della FIDAP? Beh, insomma, mi approccio sempre con le intenzioni di fare bene e di cercare, ecco, di dare una mano a questa associazione che a livello nazionale è molto conosciuta, ma anche a livello internazionale. Noi nelle nostre sezioni, quindi nelle nostre regioni, ecco, cerchiamo di dare una mano e di sensibilizzare questo movimento di opinione, quindi sensibilizzare un po' l'opinione pubblica su tanti argomenti, a partire dalla violenza, ma poi anche dal bullismo. Infatti abbiamo adottato anche nei tempi passati la carta dei diritti della bambina. Insomma, ci sono tanti argomenti e ci sono dei nuovi che si affacciano, dei nuovi temi che si affacciano all'orizzonte, che sono proprio la cultura del rispetto e anche la cooperazione. Condivisione e continuità sono un po' le parole di riferimento di questo nuovo biennio, perché, ecco, non bisogna trascurare quello che è stato fatto, ma cercare di proseguire sulla stessa lunghezza d'onda, magari cambiando qualcosa se è necessario, oppure andando avanti così, come le colleghe che del direttivo, insomma, tutta l'associazione, che la presidente, insomma, chi mi ha preceduta, ha dato un bel impulso, e quindi continuare in quella direzione.
Il Comune di Campobasso ripropone agli anziani residenti che hanno superato la soglia dei 65 anni la settimana del buon invecchiamento. Anche questa edizione sono proposti momenti ricreativi, culturali, sportivi e formativi che termineranno nel mese di dicembre. Ed adesso spazio al meteo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Pressione stabile oggi sull'Italia centro-meridionale. Poco nuvoloso o velato sul Molise, le temperature sono comprese tra i 16 e i 25 gradi di Isernia. Per l'Abruzzo dalla minima di 14 gradi dell'Aquila ai 28 di Chieti. Ventilazione meridionale, calmo l'Adriatico centrale. Parzialmente stellato nelle ore della notte. Sulle due regioni domattina cielo variabile, valori atmosferici in leggero aumento. Correnti da sud. Secondo risultato favorevole per il Campobasso del neotecnico palermitano Rosario Pergolizzi. Difesa imbattuta nelle ultime due gare tra campionato e Coppa Italia. Sergio Filipponi, direttore sportivo del Campobasso, possiamo dire buona anche la seconda dell'era Filipponi-Pergolizzi in un campo comunque non facile come quello di Notaresco. La squadra mi è piaciuta perché comunque ha palleggiato, comunque ha provato a costruire in maniera, diciamo, diversa, e quindi i risultati si stanno vedendo. In queste gare abbiamo visto sempre un Campobasso con più intensità nel primo tempo, che poi calava nella seconda parte di gara. Oggi c'è stata un po' un'inversione di tendenza, è stato sul pezzo soprattutto nei secondi 45 minuti. Ma sì, perché comunque quando poi hai la palla è normale che comunque a livello atletico riesci a mantenere, no, i 90 minuti. Quindi il fatto di palleggiare ti permette anche di avere nell'arco della partita una condizione fisica migliore. Risposta importante anche da chi ha avuto meno minuti a disposizione quest'anno. Rasi, Del Cado, insomma, sono entrati molto, molto bene. È un buon segnale anche questo per la Rosa. Sì, sono segnali che mi fanno piacere. E niente, dai, comunque era importante continuare a crescere, perché comunque alla fine noi dobbiamo essere sempre, fare sempre le partite al massimo. Ci si può concentrare adesso, direttore, per la trasferta di Sora? Sì, adesso prepariamo questa partita in un ambiente poi complicato, infuocato, perché comunque Sora è una piazza focosa, è una piazza di calcio. Il trentenne pugliese Giacomo Ligorio, un nuovo calciatore del Vasto Girardi. Oltre 10 anni fa la sua prima esperienza in Molise, in Serie D, nell'Atletico Trivento. Il difensore nativo di Grottaglie vanta anche numerose presenze in Lega Pro tra il 2012 e il 2016 con la maglia dell'Aquila e della Torres. Nel corso della sua lunga carriera sportiva ha militato con Avetrana, San Severo, Lucchese, Bisceglie, Picerno e Gravina di Puglia. Siamo in chiusura, domani pomeriggio a Campobasso si svolgerà la terza edizione di Stelle del Nuoto del Molise. Ospite d'onore nel palazzo della ex GIL, l'atleta paralimpico delle Fiamme Oro Manuel Bortuzzo. Presenzieranno alla cerimonia il direttore tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini e il consigliere federale Luca Piscopo. Bene, siamo giunti al termine di questa edizione del telegiornale. Veramente tutto. Arrivederci.